Dammi qualcosa di piacere. Deve essere la vecchia casa di Jacob. È di Jacob. A quanto pare ha dimenticato qualcosa. Vodka, ovviamente. E un biglietto in polacco. Dovrei vedere se gli piace stare sulla collina.
L'ha pagata. Non quanto basta. Sicura di stare bene? Ti serve un medico o altro? Stai scherzando? Un medico qui ti fa fuori più in fretta di una shrapnel. Non ti preoccupare. Io vivrò, devo combattere. D'accordo. Ehi! Hai fatto una buona cosa. Non sei come le altre mutazioni che conosco. A dirla tutta, non sei neanche come gli Outrider di cui ho sentito parlare. Terra di nessuno è crollata. Spero che qualcuno mi avvisi. Esamina la mia merce, o rispettabile. Qualcosa attiverà. Vieni, osserva le meraviglie che vendo. Un'altra volta, grazie. Non è la giornata giusta. Ah, un vento amaro soffia per noi. Vieni, vorresti bere un tè caldo? Non vedo molta mercanzia qui. Oh, ignori questa roba, onorevole. La merce buona si trova sulle... Avresti dovuto pagare, vecchio! Sei una mutazione! Io non lo sapevo! E cosa cambia? Mi stava per mostrare la merce buona. Ho soltanto seguito gli ordini. Gli ordini di chi? Barker! Gestisce lui i Segugi. Elimina i mercanti di Rift Town che non lavorano per lui.
Ho sentito parlare di te. Senza ricordi del passato. Il futuro ha poco senso. Qualche volta dovrai raccontarmi. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia terra, c'è una casa che l'aspetta. Ero con Gutmann quando abbiamo visto. Eh già. Sono stati gli Outrider. Il capitano Reiner è morto. Il fatto che la nostra bomba sia già pronta. Spargete la voce. Chiunque trovi McCain avrà una settimana di congedo dal... Lo so che hai molte domande da fare, ma non ho tempo. Mi hai lasciato tu dormire qualche anno di troppo. Ce la farai a trovare il tempo? Manchi da troppo tempo per poter capire in che cazzo di casino ci troviamo. Quelli di noi rimasti non superano i 50-60.000, mentre dall'altra parte sono molti di più. E presto non rimarrà nessuno a combatterli. L'ultimo attacco dei ribelli è stato solo un diversivo. Hanno scavato delle gallerie e piazzato esplosivi proprio sotto di noi. Hanno ridotto a pezzi la nostra prima linea. Sì, ho notato. Il numero delle vittime è incalcolabile. C'era anche uno dei miei uomini migliori, il tenente McCain. Abbiamo ricevuto un messaggio. Sembra intrappolato tra le macerie, ma è ancora vivo. Non posso più mettere a rischio altri uomini. Ho bisogno di te per poterlo salvare. È il minimo che posso fare. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Se McCain è ancora vivo, devo trovarlo. Col cazzo che... Ina. Ho la schiena. Shira, sto osservando l'epicentro dell'esplosione. È qua che è iniziato il crollo. Dubito che McCain sia sopravvissuto. Non mi servono i tuoi dubbi. Mi serve lui vivo. Thank you.
perché è tutto così calmo. Ehi, Shira, cos'è quello che vedo? Una specie di gigante che cammina. Abbassa la voce, Outrider. Non vorresti che ti notasse, credimi. Ne spazza via centinaia in un secondo. Persino le mutazioni fanno attenzione. Ormai è quasi sgombro! Bisogna scavare, ci siamo quasi! Fermo, sei sotto tiro. Aspetta, aspetta. Non sparare. Siamo tutti sulla stessa barca. Ti copro. Tenente McCain, tutto bene? Beh, sono vivo. Grazie, soldato. Non c'è di che. Adesso, liberiamo gli altri uomini. Cazzo, mi prendi in giro? La guerra è guerra. Credevi ci saremmo... Ma perché mi metto sempre in mezzo? Che abbiamo fatto. Sembra che ci siano sempre più. Il fatto che la nostra bomba sia già pronta. Ho un po' da fare al momento. Che cosa vuoi? Il tuo tenente è morto. Almeno dimmi che è morto da eroe. Certo, se è quello che vuoi sentirti dire.
Si è dimostrato un vero cazzo di eroe. Comunque sia andata, ricordati che siamo in guerra, Outrider. Tutto si può perdonare, fino a che non vinceremo. Credi davvero che vincere conti ancora qualcosa? Che il cielo vi aiuti quando non ci sarò più. Chi cazzo manderà avanti questo posto? Cosa ci fai? Muoviti! Solo i morti hanno il diritto di riposare. Che il cielo vi aiuti quando non ci sarò più. Chi cazzo manderà avanti questo posto? D'accordo, pensiamo da detective. Se fossi un soldato disperso e vagassi nella notte tormentato da voci, dove andrei? Beh, sarà interessante.
Eccoti! Dovevi attaccare. Sembrano gli appunti.
Beh, sarà interessante. Ci sto.
che stanno scommettendo sul contenuto di quei pod. Tieni d'occhio il cielo. Occhio, non calpestare il vomito. Dammi da bere, muoio di sete. Vuoi la nuova miscela? Sì. Andrà benissimo. Andrà benissimo. Andrà benissimo. Andrà benissimo. Andrà benissimo. Spero che l'altro sia messo peggio. Sì, lo è. Ma non è stato un uomo a farmi questo. Notevole. Bene, esistono molte su questo pianeta dimenticato da Dio. E a me piace decorare le pareti. Se dovessi portarmi qualche testa, te la valuterò bene. Perché non mi indichi la creatura più vicina di cui occuparmi? Questo pianeta una volta non aveva creature così. Di solito eravamo noi che cacciavamo queste bestie. Adesso invece ti tocca scappare. Se ci riesci. Cosa? Che gli è successo? Tu lo sai? Qualcuno dice che il loro animo sia in pena. Ogni volta che vado là fuori, quegli animali diventano sempre più forti e più aggressivi. Come se qualcosa pompasse dentro rabbia. E non solo a quelle bestie, ma a tutto il pianeta. O almeno credo. Ma perché? Sai che penso? Che il pianeta voglia sbarazzarsi di noi. Non è così semplice come sembra. Ehi, killer, magari c'entri qualcosa con quei fuochi d'artificio. Il tempo a decapitare mostri per me.
Dammi da bere, muoio di sete. Idiota da venire da queste parti. Le bestie! Spero che qualcuno mi avvisi. Dammi qualcosa di decente. Ugio capisce che quando non stai facendo del male per Ugio, fai del bene per... Bersaglio neutralizzato. È un piacere fare affari. È un piacere fare affari.
È un piacere fare affari. Fugio è sicuro che avrà altro lavoro. Solo ci fa pattugliare in castello. Se resto qui a guardare cosa.
che ci guardano. Ehi, hai qualcosa da bere? Ehi, Shira, ho da fare nel territorio dei Segugi. Cosa puoi dirmi sul loro capo, questo Barker? Gioca sporco. Se la prende con gli innocenti. I suoi uomini gli sono fedeli solo per paura. E lasci che faccia come gli pare in casa tua? È fin troppo protetto in fondo al varco. Combatto già una guerra, non posso permettermene due. Sembra che i Segugi non ti siano più utili. Per fortuna che ci sono quelli. Sotto segno non sapere dove vorrei. Il rifugio dei Segugi. Barker si trova qui da qualche parte. Sembra che lo stronzo che ha ucciso Cheng abbia detto la verità sui Segugi. Thank you.
Fanculo! Non te la puoi riprendere! Chi, la ragazza? Non sono qui per lei. Tu sei Barker? Ti conosco! Il signor Cheng ti manda i suoi saluti. Oh, ma dai, no! Non avevo ancora finito la frase! Ci hai messo troppo! Me l'ero preparata mentre venivo qui! Comunque, grazie dell'aiuto! Ripeto, io non ero qui per te. Hai detto... Signor Cheng, sta bene? Mm-mm. Che stronzi! Come se non bastassero i ribelli che cercano di mandarci all'inferno! Adesso ci si mettono persino i teppisti di strada a divorarci da dentro! Sì, so come funziona. Non è cambiato granché alla fine. Ehi, hai fatto una buona cosa. Hai ripulito un po' le strade e torno a casa senza graffi. Mi chiamo Eva, comunque. Ho un chiosco vicino a Cheng. Vieni pure a trovarmi quando vuoi. Questo Barker era proprio un pezzo di merda. Non mancherà nemmeno i segugi. Grazie ancora per aver preso chi ha ucciso il signor Cheng. Bene, bene. Speravo di vederti ancora da queste parti. Beh, hai appena migliorato la mia giornata del 2,5%. Oltretutto, con la morte del signor Cheng, mi serve un mercante. Beh, tutto quello che vedi è scontato soltanto per te. Bello rivederti. Sarai felice di sapere che i segugi si cagano ancora addosso a venire qui.